quite a funny sound. That's okay. For you. Yeah, yeah. For but you can interpret it. Yeah. Okay. Sorry, I was a little chat. I start again now. Thank you.
fanno, sia nel senso che seguono come, come fruitori, sia conducono perché c'è Stefania che è la, la main trainer, e, non so come della, quella che conduce il laboratorio. Ok, si accolga questa definizione. È stato finanziato da un progetto europeo scritto da, da noi, il Ministero Buffo, e praticamente questo, questo laboratorio avrà un in più, cioè a questo laboratorio... Can you understand? Yeah, you're speaking Italian. Ok. Dice che translate... Buonasera. Ok, allora, questo laboratorio, diciamo, ha avuto un potenziamento da questo progetto europeo e praticamente è diventato internazionale. Ciò vuol dire che assieme a Mr. Buffo lavoreranno sullo stesso tema, che è The Other Me, il titolo è The Other Me, scritto in English, The Other Me. Lavorano su questo stesso tema praticamente il comune di Naantali, che è in Finlandia, vicino Turku, che è la seconda città dopo Helsinki in Finlandia, e il gruppo H-Squelt, non lo so dire bene, yes, che è un gruppo teatrale musicale composto da Heather e da un'altra signora ragazza che si chiama Hillary e che ci verrà a trovare prossimamente. Perché Heather è qui? Heather è qui perché da oggi, da ieri, insomma, in questi giorni, da domani, esatto, ufficialmente da domani, inizia l'incontro che faremo sia con i partner finlandesi sia con i partner inglesi per capire come il progetto si svilupperà nell'arco dell'intero anno, perché dura praticamente da dicembre fino, cioè partire da dicembre e si concluderà a ottobre l'anno prossimo. Visto che la British Airways faceva gli sconti se partivi martedì e tornai martedì, per prendere un biglietto che costava meno, lei è arrivata martedì, cioè ieri, e se ne rientra martedì prossimo. Siccome il tempo era troppo, questo che fai? Tutto questo tempo faccio un concerto. Perché lei I'm just telling you why you are here. But it's a funny way, it's not real, it's not the truth. Don't worry. Don't worry. E quindi lei è qui e suonerà per noi questa sera nella sua maniera estremamente strana. Non strana, particolare. Esatto. Qual è la sua maniera? Lei ha una loop station e un sacco di strumenti musicali e praticamente registrerà dei pezzetti con tutti gli strumenti che ha attorno e suonerà sempre sopra questi strumenti e creerà praticamente una melodia come fosse una band da sola. E ora tutto questo è bellissimo a dirsi, ma è complicatissimo a farsi e noi abbiamo trovato enormi difficoltà stasera ad arrivare a una soluzione non ottimale ma decente per farvi fruire questo concerto. Per cui non assicuriamo che questo concerto sarà, diciamo, top della qualità che lei farà nella sua performance, ecco, perché purtroppo, diciamo, abbiamo avuto parecchie difficoltà tecniche. Detto questo, per chi ancora non lo sapesse, cosa succede? Che sabato e domenica, nel contesto del laboratorio teatrale, ci sarà un laboratorio teatrale condotto stavolta dalla collega, dalla partner finlandese, e questo laboratorio è aperto a chiunque voglia partecipare, che ovviamente i posti sono limitati perché qui insomma non c'entrano più che 20, massimo 23 persone per lavorare insieme, però chiunque volesse partecipare alla fine ce lo può dire e può partecipare a questo laboratorio. Io ho già detto un sacco di cose, chiunque abbia domande può alzare la mano e mi viene da te. Adesso Heather, if you want to say something or so thank you for inviting me here, it's very nice to be here. Se c'è qualcuno che non capisce, però penso. So normally when I play, maybe next time I come, when I'm
Ok, allora, normalmente lei suona con più strumenti di quelli con cui lei suona stasera, però per motivi di trasporto ovviamente ha portato solo alcuni strumenti. Per esempio questo mandolino non è il suo mandolino, ma è un vecchio mandolino che ha trovato a casa nostra, mia. e che da tempo non era accordato, che lei ha provato ad accordare, quindi diciamo che non è perfettamente sempre accordato. So I can't loop that, I will just play a little bit maybe. Okay, quindi non potrà registrare e loopare il mandolino, ma solamente suonarlo qualche volta per accompagnare. And I have a synthesizer, but it's not here. But you might hear in a little bit. Ok, yeah. C'è anche un sintetizzatore, una tastiera sintetizzatrice che lei normalmente usa ma che non è qui, però potete sentirla because you pre-recorded. One or two I think I did. Ok. One, I think, so that you could hear. Perché lei ha registrato precedentemente alcune cose che non poteva portare con sé, quindi le registrate prima, li sentiremo, ma sono suonate da lei e sono platea. And the last thing is my cajon. Questo è il cajon. It's normally this big. This one is okay. So there's less bass. Okay. Quindi diciamo questo cajon normalmente è molto più grande, questo qui che ha portato è un cajon da viaggio, yes. E quindi è un po' più piccolo e se lei sarà un po' più bassa del normale. Okay.